Buongiorno. Io farò appunto qualche considerazione a premessa, anche un po' retrospettiva, cioè quella che è stata la mia percezione, di una mia percezione della crisi ucraina, sottolineando alcuni punti, non entrando nel merito della qualità di cui penso parleranno. Intanto alcuni punti molto chiari che vanno ripetuti. Intanto è una crisi molto grave, perché tocca sia il livello degli interessi che, come si dice, il livello dei valori. Cioè c'è un forte aggravamento anche nella percezione reciproca che c'è tra l'Occidente e la Russia e all'interno dell'Ucraina tra le due componenti, quella diciamo ucraina nazionalista e quella russofona. Nel caso della Russia, quello che viene in qualche modo sfidato sono effettivamente gli interessi vitali della Russia, cioè come la Russia percepisce la sua situazione in quello che rimane il campo di battaglia evidente che è lo spazio post-sovietico nell'area, diciamo, nell'area europea, quella su cui la Russia vanta dei diritti privilegiati, perché nella percezione russa questa possibilità di mantenere una qualche forma di influenza è condizione per il suo status di potenza regionale. E il suo status di potenza regionale è la condizione per essere una potenza globale, cioè essere uno dei poli del futuro. Quindi in questo senso è molto grave perché questa volta ci sono già state delle tensioni in quest'area, in particolare la guerra russo-georgiana, ma si è toccata lo status quo, si è toccata lo status quo, l'annessione della Crimea, i rischi di tensioni in Ucraina, quindi è una situazione molto grave. Ad aggravare la tensione, così come è emersa, c'era il fatto, che non vado indicato, che negli ultimi 2 anni i rapporti tra Occidente e Russia erano stati fortemente degradati. Questo non va dimenticato reciprocamente. In Occidente c'è stata questa visione di una Russia in cui diciamo, la dimensione autoritaria del regime ibrido si aggrava, una Russia che nel caso della Siria ha preso certe posizioni e nel caso russo l'elemento sempre presente di una reazione a quella che viene vista come un'intrusione in quella che è la legittimità del regime nazionale russo. Quindi ci sono degli elementi molto forti di contrapposizione. Quindi c'è una contrapposizione diretta e l'altro elemento molto grave è che in questa contrapposizione russo-occidente, ma quindi occidente, Europa e Stati Uniti, c'è una situazione che è quella dell'Ucraina che sfugge al controllo, che è un elemento a sé stante, una variabile di questa tensione su cui l'Occidente e la Russia hanno delle possibilità di operare, ma che ce la costruiscono. Il secondo punto è che quello che è avvenuto è, come si dice, un evento, cioè la crisi ucraina, e quindi l'elemento sorpresa. L'elemento sorpresa secondo me è molto importante perché ha dimostrato, come si dice, da tutte le parti, sia la parte occidentale che la parte russa, come dire, l'inconsapevolezza delle tensioni e delle contraddizioni esistenti all'interno di questo paese. Cioè, perché qui c'è questo tabù, in poche parole, che finché c'è la stabilità, noi rispettiamo la stabilità, cioè questo non vedere, non percepire come una stabilità, se così posso dire con un gioco di parole, su basi instabili, poi prima o poi erode. Questo secondo me è uno dei problemi della continuità della divisione europea a 25 anni dalla fine della guerra fredda e tutto questo. Nel caso russo poi c'è la colpa, diciamo, di aver sostenuto, più o meno direttamente, un regime che non era solo un regime dire con queste carenze politiche, diritti umani, anche elementi di brutalità, ma un regime pienamente inefficiente. E questo, il fatto grave è che in Ucraina, come sapete, oggi il reddito pro capite è addirittura inferiore a quello che era alla fine del periodo sovietico. Quindi ci sono questi due elementi, sia quello economico che quello politico, che hanno delegittimato questo regime. Nel caso dell'Occidente la responsabilità è stata quella di questa operazione, che pure ha avuto anche quali suoi meriti, del partenariato orientale, che è stata sostenuta, se così posso dire, con una certa leggerezza, perché l'offerta fatta a Yanukovych prevedeva poi soprattutto un rigore economico molto forte, con tutti i costi, e un supporto economico molto limitato, solo adesso che ci si è resi conto dell'impegno che andava dato. Questo dato sorpresa ha avuto come effetto, come dire, di enfatizzare un
una campagna fortemente propagandistica di quello che è avvenuto in Ucraina, cioè un'assenza di valutazione di informazioni affidabile sulle cause e lo sviluppo di questo processo. Questo naturalmente ha aggravato la situazione sul piano psicologico, sul piano dei rapporti reciproci, con il risultato che oggi abbiamo due narrazioni, in un certo senso opposte, di quello che è avvenuto in Ucraina. E quindi tutto questo sono elementi che aggiungono alla confusione, al timore, alla reciproca tensione che avviene sia a livello internazionale sia all'interno dell'Ucraina. È stata una campagna in cui, come si è detto, giustamente i toni sono stati quelli della guerra fredda. E questo pone un altro aspetto politico-psicologico interessante di come a 25 anni dalla fine della guerra fredda sono riemersi gli stessi stereotipi da una parte e dall'altra, come fosse sedimentata questa visione reciproca tra Russia e Occidente e all'interno delle due Ucraine, le due componenti, e come soprattutto questi 25 anni sono stati in attesa, questo elemento, questo sedimento è riemerso in modo molto, molto virulento, che dà da pensare, come dire, sulla forza dell'imprint della guerra fredda, per questa pesata, che continua a pesare. Io conosco un po' la situazione americana in certi ambienti, per esempio, anche in Occidente, ma molto meno in Europa e anche in Russia, l'idea dell'accerchiamento, cioè tutta una serie di stereotipi che sono emersi in modo molto drammatico. Detto tutto questo, questa situazione non è affatto una ripetizione della guerra fredda, perché la situazione della guerra fredda era completamente diversa dalla situazione attuale. La situazione della guerra fredda aveva alcuni dati che vi ricordo molto semplici, una contrapposizione ideologica molto netta, comunismo-capitalismo, un confronto geopolitico definito nelle sue forme, perché c'era la cortina di ferro e c'era una divisione netta tra i due campi, e quindi c'erano regole precise sul ruolo politico all'interno dei propri campi. La Russia intervenne con violenza in Ungheria, in Cecoslovacchia, l'Occidente, come dire, fece delle critiche, ma era scontato che questo in qualche modo andava, se non accettato, era parte del gioco. Così come in Europa occidentale, va detto che indubbiamente, per mio parere, se ci fosse stata un'ascesa, per esempio in questo paese, anche democratico, del Partito Comunista al potere, questo avrebbe creato delle reazioni di carattere politico, perché il gioco era preciso. Quindi questo era secondo me un aspetto molto importante. Nel dopoguerra fredda, e che rende la situazione ancora più ambigua e in qualche modo, non dico più pericolosa, perché esiste nei due casi un grande elemento che è l'equalizzatore rappresentato dall'arma nucleare. Questo ancora questa volta è questo elemento che in qualche modo ci garantisce appunto che la situazione non deflagra, almeno questo è quello che vediamo. Ed è che oggi il confronto è molto più ambiguo anche a livello politico-ideologico, perché c'è il pan-capitalismo, c'è un capitalismo autoritario, c'è un capitalismo liberal-democratico, ci sono forme diverse, e quindi c'è una contrapposizione, ma non è quella netta, e tutto il dibattito è ancora aperto sulla validità dei due sistemi, in parte della Russia, che secondo me ha un capitalismo proprio decaduto, il famoso esempio della Cina, di questi paesi. E quindi, perché viviamo in una realtà globalizzata, e l'elemento nuovo è che la Russia è parte di questo sistema, e quindi questo pone, come diceva anche chi mi ha preceduto, anche un problema di ripensamento di quello che le elite russe dovranno avere nel confronto delle sanzioni e nel confronto di un allontanamento dall'Occidente. L'altro aspetto che è evidente nel caso ucraino è che esiste fra Occidente e Russia una fascia intermedia, che è quella dello spazio post-sovietico, in cui il gioco di competizione è aperto, in cui non ci sono regole precise, in cui non ci sono responsabilità precise di una parte e dall'altra. E questo poi, quando appunto scattano degli elementi all'interno di questi regimi legati alle contraddizioni di questi regimi, porta a questa situazione di tensione e di sensazione. Perché? Perché non ci sono regole definite. Al tempo della guerra fredda le regole definite c'erano in Europa. Questa volta non ci sono, e quindi ci troviamo in questa situazione con un Occidente, un'Europa specialmente l'Unione Europea, che vuole portare avanti un'espansione verso est, influenza in vari modi, e, come dicevo prima, una Russia che fa del consolidamento di qualche forma di io non è che la giustifico, ma
di qualche forma di presenza e di influenza, una delle ragioni vitali della sua sicurezza. Quindi c'è una contraddizione molto precisa tra questi due aspetti. Adesso ancora qualche considerazione a margine, in qualche modo, cioè il quadro attuale è chiaramente un quadro in evoluzione. C'è una contrapposizione all'interno dell'Ucraina e c'è una contrapposizione tra Occidente e Russia. E c'è, come dico, una sinergia tra questi due livelli. Cioè se Putin parla con Poroshenko, se parla con Bush è una cosa, è quello che succede all'interno dell'Ucraina, quindi c'è questa complessità di un rapporto internazionale e nazionale. È una determinazione, e qui io arrivo, diciamo, a quella che è la mia posizione, che nasce da un confronto che è il risultato di un'azione di forza, perché in questo senso Maidan, con tutta la legittimità che un movimento rivoluzionario può avere nei confronti di un regime brutale, di un regime come dire, delegittimato, soprattutto anche secondo me dall'inefficienza, perché questo un regime poi corrotto e tutto questo, a Maidan ha introdotto, questo regime è stato abbattuto con la forza, cioè questo come è stato detto va riconosciuto. C'è sempre una legittimità rivoluzionaria, questo è un fatto che va dato, ma qui effettivamente l'elemento importante è che non è stata solo una minoranza rivoluzionaria a battere il governo di Yanukovych, che appunto meritava di essere abbattuta, se così posso dire, ma è una minoranza con una connotazione etnica all'interno dell'Ucraina precisa, che a Maidan, da dati americani, l'80% delle presenze, quindi non parlo dei fascisti, delle presenze di, diciamo, dei nazionalisti che ci sono state, ma che non sono state l'elemento, come dire, che ha caratterizzato questo movimento, ma era chiaramente un'azione portata avanti da una componente della popolazione ucraina. Quindi quello che esce da Maidan è un governo che rappresenta una certa parte dell'Ucraina con tutte le sue rivendicazioni legate alla sua storia, a tutto. Però questo è un elemento che secondo me va bene. Quindi lo scontro, per usare un termine molto generico, ha portato a questo dato molto grave di cui oggi si vedono i drammi, che è l'etnicizzazione della politica. Cioè uno scontro violento rafforza gli elementi etnici dalle due parti, perché qui il concetto va rovesciato. Non è che l'appartenenza etnica implichi per forza uno scontro violento, ma uno scontro violento poi comporta fatalmente una ridefinizione della propria identità in senso etnico e in senso di contrapposizione etnica. E questo mi sembra molto pericoloso e molto grave con la responsabilità delle due parti, perché vale sia per la rivolta che era avvenuta nelle zone occidentali, sia oggi per quella che avviene Ora, da questa contrapposizione è difficile tornare indietro, chiaramente lo si vede, c'è complessità, i recenti sviluppi sono molto alterni, ieri sembrava che si arrivasse magari a una forma di mediazione, oggi no. Io quello che voglio dirvi, e arrivo all'ultima parte della mia presentazione, è come dire un esercizio, se posso dire, controfattuale, cioè era possibile e auspicabile un altro sviluppo della crisi ucraina, cioè si poteva uscire da questa crisi ucraina con una soluzione non in cui l'elemento decisivo di cambio di regime fosse quello della forza, ma fosse quello di una soluzione politica, un'uscita politica. E qui il argomento è molto di parte, se volete. Eh sì, perché c'è stata una possibilità di questo. Quando a fine febbraio i tre rappresentanti europei, polacco, francese e tedesco, hanno mediato l'accordo col governo di Yanukovych che segnava la capitolazione di questo regime, di questo governo, perché veniva posto al potere questo stesso presidente che c'è adesso, perché si apriva la possibilità di una riforma costituzionale, perché si prevedeva di andare alle elezioni anticipate che sono sarebbe state nel 2015. Quindi qui a questo punto, a mio parere, è un'occasione che è stata saltata, perché questa soluzione, come dico, parlo in astratto, perché poi le cose sono andate molto diverse, ci sono tante ragioni, la violenza, i 100 morti, tutto questo discorso, è che questa soluzione avrebbe aperto
ha una competizione elettorale, ma non una competizione così aspra come quella attuale che poi porta all'uso della forza. Cioè una competizione elettorale e non conflittuale. E qui voglio ricordare una cosa, invece si è optato per la rottura per una serie di ragioni che adesso io non entro a così, ma va ricordato, perché questo è importante, che l'Ucraina aveva a suo merito, al di là della corruzione dei regimi, un regime in cui le elezioni, per quanto manipolate o via dicendo, sono avvenute negli ultimi 20 anni con dei passaggi di alternazione in modo relativamente pacifico. Ci sono stati un regime pro-europeo, c'è stato un nuovo regime, diciamo, pro-russo, e tutto questo è avvenuto sul piano elettorale. Tanto per citare Freedom House, che è questa organizzazione americana, che non è certo simpatizzante con i regimi, diciamo, post-sovietici o via dicendo, definiva l'Ucraina party free, cioè un paese party. In questo senso, l'Ucraina, dico, era meglio, ma non era la Russia. Non era nella Russia in cui c'è un regime e un potere che, nonostante le elezioni, ha una sua continuità e un suo inserimento a livello di potere che non può essere scalzato. Cioè in Ucraina c'era l'alternativa, c'era l'alternanza. E quindi la possibilità di fare questo fondo era secondo me possibile, e questa è un'occasione mancata. Facile dire occasione mancata, ma credo che va detto per un video. Infine, era auspicabile? Sì, secondo me era auspicabile. Perché un governo emerso da questa, diciamo, un governo che poi era un governo pro-europeo, che avrebbe in qualche modo ridimensionato tutta la parte legata a Yanukovych, e di tanto tutta la regione si era dissolto, avrebbe evitato, avrebbe perlomeno temperato questa polarizzazione che in Ucraina è intrinseca al paese, perché l'Ucraina è un paese in cui l'80-80% del paese parla russo, sia che sia di estrazione ucraina o di estrazione russa. C'è una minoranza russa del 20% e poi c'è questa connessione con la Russia che sappiamo sul quale non voglio entrare. E quindi questo avrebbe favorito, secondo me, un'evoluzione dell'Ucraina in un senso che sarebbe stato di beneficio per l'Ucraina e di beneficio per l'Europa e forse anche nei rapporti con la Russia. Certo, perché qui vanno dentro le cose contraddittorie. Io capisco che c'è un'esigenza, diciamo, della parte ucraina, maggioritaria, della ucrainizzazione del paese, perché c'è un'esigenza di crearsi un'identità nazionale specifica rispetto alla Russia. Questo è un fatto naturale, però c'è il fatto che l'Ucraina ha una sua specificità, che è un'identità pluralista, perché in Ucraina esistono due identità, e sono due identità che in qualche modo o si può operare o vanno in qualche modo contemperate. E qui voglio ricordare che c'è un esempio, probabilmente è un altro paese, in cui ci sono due entità molto diverse, anche limitamente, che è il Canada. In Canada c'è una minoranza francese, perché il Canada non è l'Ucraina, so anche io tutto questo, ma in cui c'è un elemento cruciale, che questo governo, il governo ucraino, ha mancato da fare, che è il riconoscimento del bilinguismo a livello ufficiale, cioè che il russo deve essere una lingua che può valere anche a livello ufficiale, non solo a livello ufficiale. Questo è uno dei tanti argomenti. Se questo fosse avvenuto sul piano internazionale, naturalmente anche come dire, la reazione russa così violenta e così, diciamo, anche brutale con l'annessione della Crimea, non lo so, ma insomma, tutto il quadro internazionale sarebbe stato diverso. A questo punto, è veramente concluso il mio argomento, è che, appunto, sempre sul piano così problematico, via dicendo, per l'Europa e per la stessa Russia, il meglio sarebbe stato un'Ucraina che dimostrasse, che sia in grado di dimostrare non solo di acquisire, diciamo, dei valori democratici, di buona governance, di efficienza, ma che è in grado di garantire la multietnicità. Perché questo dimostrerebbe che anche paesi multietnici possono avere regimi, diciamo, democratici in senso lato. Quindi questo sarebbe stato molto importante. Perché in questo modo, come dire, se avesse acquisito dei valori questo tipo avanzati, questo sì potrebbe aver portato a una contagione nei confronti della società russa, perché un'Ucraina che si chiude in se stessa,
che rafforza la propria identità in senso antirusso, perché facilmente diventa antirusso e diventa un ostacolo a questa possibilità che potrebbe avere, come dire, l'Europa o l'Unione Europea o l'Occidente, di portare avanti questo processo graduale, non dico di integrazione perché ci vorranno comunque anni, ma di apertura verso est e quindi nei confronti anche della Russia. Quindi questo secondo me sarebbe stato auspicabile e sarebbe stato quello che definisco in termini un po' così e arrivo alla conclusione, un approccio morbido, un approccio graduale. Certo, se al contrario, come ho detto, l'Ucraina invece, come sembra precipita in questo sarà un problema non solo per l'emancipazione e l'evoluzione dell'Ucraina sul piano economico, ma anche nei rapporti dell'Europa. Finisco con due controargomenti, perché questi argomenti possono essere naturalmente contraddetti. Il primo è quanto la Russia in effetti possa accettare che l'Ucraina, che sia pure in modo morbido, emerge e costruisce ai suoi confini un regime che in qualche modo è un esempio per una parte della società russa, diciamo, di tipo occidentale, ma di tipo, come dire, in cui l'elemento autoritario viene diluito. Quanto sarebbe stato possibile? Quanto parte della cultura russa in effetti è legata anche ad altri valori? Quanto il regime di Putin può tollerare, questo lo si vede chiaramente, ai suoi confini, un paese con il quale ha questo intreccio di rapporti culturali e storici così importanti che costituisca un modello alternativo? Non lo so, quindi ovviamente questo problema c'è. C'è poi un altro controargomento, che arrivo veramente alla fine, che è quello dell'atteggiamento occidentale, ed è, c'è una tesi, proprio il contrario di quella che dico io, che no, questa è la vera occasione per avere un atteggiamento intransigente verso la Russia, per mettere, come si dice, la Russia al suo posto, come dicono gli autori, per metterla di fronte alle sue responsabilità. E qui c'è, lo cito perché l'ho letto, c'è un esempio storico, cioè l'idea che se il regime russo fosse messo di fronte alle sue responsabilità, questo a sua volta forzerebbe il regime russo a una trasformazione, a una evoluzione. Io non lo so. Qual è l'esempio? È l'esempio dell'Ottocento, della guerra di Crimea. Quando la guerra di Crimea fu sconfitta, il risultato di questa guerra fu che in effetti la Russia mosse alla medialità. Finisco con questi interrogativi e vi lascio la vostra decisione.